Continuiamo a occuparci di politica con Beppe Grillo, che ha incontrato i parlamentari del Movimento 5 Stelle per decidere la strategia da adottare in vista del referendum costituzionale. Poi è andato in Campidoglio per incontrare la neosindaca Virginia Raggi. Ce ne parla Monica Giandotti. Beppe Grillo arriva a sorpresa a Roma, incontra i senatori per fare il punto. La riforma costituzionale è incomprensibile, dice ai suoi, invitandoli a impegnarsi sul fronte del nuovo referendum. Poi raggiunge l'assemblea congiunta dei parlamentari, ci sono anche i membri del direttorio, Fico, Ruocco, Sibilia, Di Battista, manca Di Maio in viaggio di ritorno dalla missione in Israele e Palestina. La riunione è servita a definire le strategie comunicative sul referendum per le riforme istituzionali. Nel pomeriggio Grillo ha in programma un incontro con Virginia Raggi. Prima di arrivare in Campidoglio dribbla i giornalisti e non risponde alle domande. Non avete capito come è nato il movimento, che cos'è il movimento e dove va a finire il movimento. Se non cambiate le parole, io non ho le risposte con le vostre parole, non ci sono più come mondo nel vostro mondo. Cercate di capire. Allora, cosa si dirà con Virginia Raggi? Ma stai cementando la portiera. Negli stessi istanti Raggi sta intervenendo al Consiglio Nazionale di ANCI in corso al Campidoglio, poi la riunione faccia a faccia con leader intorno alle 17. Poco prima la sindaca aveva visto a Palazzo Madama il presidente Grasso, un incontro che lei stessa ha definito importante, è servito a conoscerci. Ha in programma un incontro anche con il presidente del Consiglio nei prossimi giorni? Sì. È da programmare, comunque sì. Dopo il sopralluogo di ieri a Torbella Monaca per l'emergenza rifiuti e topi, oggi Raggi ha visitato l'impianto di Rocca Cencia, un blitz con l'assessore Muraro per verificare le condizioni dello stabilimento. Sono senza parole, questo è un impianto folle, ha detto. Qui si vede come la spazzatura viene differenziata. Gli stessi operatori ci dicono che è un impianto inutile, dovremmo intervenire anche su questo. Durante la visita, trasmessa in streaming sul suo account Facebook, la sindaca ha anche incontrato alcuni lavoratori.